Come una beghina di Bruges, dalla mia casetta bucata come un alveare. Dietro i vetri delle mie finestre seguo la vita del fiume, della strada. Sul fiume scesi da Venezia transitano grossi barconi carichi di carbone, di legna, di materiale da costruzione. Oggi ce n'è uno qui sotto, pesantissimo, colorato di azzurro e di giallo, immerso nelle acque fino al bordo. C'è il cagnolino, il bambino, la donna, la pentola, il camino che fuma. Dino. Sulla strada via vai di rossi birocci sono i carrettieri che portano sabbia all'argine del fiume. Uomini giovani sommariamente vestiti, gambe e braccia color terracotta. Occhi stretti, qualche tagliente profilo giottesco. Al fischio della sirena gettano dinanzi ai loro cavallacci una bracciata di fieno e seggono sul muricciolo della riviera ad aspettare. Allora dalla strada che viene dalla campagna ecco uno, due puntini neri avvicinarsi, farsi più grandi, un ragazzino, una vecchia, con in mano una ciotola di fagioli, un pane, un po' di salame. Scalpiccio di zampe e cigolar di ruote. Nella nebbia che si leva dal fiume qualche muggito poderoso o flebile. È l'alba. Sabato. Giorno di mercato. Passano frotte di bestiame sospinte dai bovai, i grandi buoi della pianura padana, bianchi, dalle lunghe corna e carretti dalle alte sponde dove si pigiano vitellini dagli occhi dolci. Il grido dei fruttivendoli e degli erbaroli, carciofi, arance, patate e le servette spettinate si affacciano agli usci con la sporta in mano e lo spazzino con la lunga scopa fa la sua prima apparizione sulla riviera. Talvolta, di prima mattina, il fiume e la strada hanno improvvise parentesi di silenzio, di solitudine. La vita pare un attimo sospesa, il fiume fermo tra le basse sponde. Un pescatore siede sulla riva e ha immerso la lenza. Per la riviera nessuno. La pianura grassa, verdissima, a perdita d'occhio. La riunione sembrava non aver termine. Io seguitavo a raccontare e Cena non si stancava mai di dire «ostia». Scese il buio improvvisamente e Cena volle accendere il fuoco e restar lì a sentire ancora altre descrizioni di regali del tutto immaginari che lui sapeva tali e a mangiar marroni selvatici che scaldava il fuoco. Ci accorgemmo tutti che era buio e allora sentimmo freddo. Ci riunimmo attorno al fuoco lasciando che le lavandaie e le donne straccione gridassero che il fumo le accecava e che eravamo una banda di delinquenti. Avrebbero scritto una lettera al federale, o meglio sarebbero andate da lui in gruppo il giorno seguente perché erano stufe di noi. Era inutile starle a sentire. Cena aveva sempre la sua carta da giocare. E io vado a raccontare al federale che avete venduto il pacco dei poveri. «In collegio di correzione, Cena, farabutto!» gridavano le donne. «Guardate che vado a raccontare che vendete il pacco poveri alla bottega di roba vecchia e in giro le famiglie! E voi, se io vado in collegio, andate tutte in casino, andate! Via Torretti è casa vostra!» «Delinquente, adesso vengo giù io, farabutto! Tuo padre ti ha messo al mondo che spandeva vino!» Mio padre ha fatto la guerra di Abissinia ed è morto intanto, diceva Cena, non sapendo cosa obiettare. Così finivano quasi tutte le nostre serate, ma quella sera fu una delle poche in cui si poté godere di una certa pace.
E quando io non ebbi veramente più nulla da raccontare, Cena diceva ancora ostia. Poi, quando il fuoco si spense a poco e le braci sotto la cenere mandavano piccoli e rossi lampi da presepio, ragnatele invisibili ma resistenti al tatto calarono giù dalle travi a separarci. Tutti guardavano i ragni scendere fin sopra le teste, tessere e tessere qua e là senza paura o soggezione, perché noi eravamo loro amici. E Cena, in questo intervallo di silenzio, approfittò subito, visto che lei non reagiva, per mettere le mani nelle gambe di Liliana con dei piccoli ostia appena sospirava. Questa città stupisce per la dolcissima bellezza delle giovinette che si vedono all'uscita delle scuole o scelte quasi per gara a servire al banco dei negozi o dei caffè. La loro bellezza fa pensare a quella dei fiori e di certe frutta come le pesche o le albicocche, che purtroppo non è duratura se non l'essere tramandata come la specie da un'estate all'altra per secoli e secoli. Lo testimonia infatti quel pittore del Trecento, Tommaso da Modena, che qui venne per dipingere nelle chiese di Santa Caterina, di San Nicolò e di Santa Margherita e nel comporre la vita di Sant'Orsola. Tutte le giovinette che vi raffigura modellate sulle giovinette trevigiane del tempo hanno la stessa rosea freschezza. Nello stesso tempo la città che fu quasi del tutto distrutta ha rigermogliato dalle sue macerie come nessun'altra città in Europa le nuove case con tale abbondanza come se la sua popolazione si fosse accresciuta del doppio. Il bombardamento fu una calamità tra le più tremende, qualcosa come i terremoti che hanno colpito San Francisco, Lisbona o Messina. Fu tremendo anche per la coincidenza del giorno. Era il venerdì santo di quella Pasqua di guerra, il 7 aprile 1944. Tutte le famiglie erano a tavola sul mezzogiorno, con parenti e amici, per condividere un pasto che si era cercato di migliorare, fuori dalle restrizioni ormai consuete. In tutti era una speranza che con la primavera la guerra si concludesse più rapida. Improvviso sibilò l'allarme. Il cielo era limpidissimo, le squadriglie argentee, dopo aver puntato verso oriente, fecero una conversione dirigendosi sulla città in formazione distesa, così da coprirla intera con le loro ali per tutta la larghezza della zona abitata. Non fu particolarmente presa di mira la stazione o un ponte o le caserme, ma tutta la città per cancellarla al suolo. I crolli susseguenti suscitarono un vento travolgente, fitto di polvere, di fumo, di esalazioni acri. Si disfecero le capigliature delle donne come al turbine di un gorgo. Con le case precipitarono anche i rifugi inadeguati, l'assordo delle rovine si univa a quello delle esplosioni che continuavano ancora e ancora. Poi vi fu un immane silenzio, subito rotto dalle urla dei sopravvissuti, dei feriti, degli agonizzanti. Quelle acque chiare del Sile, ostruite dalle macerie, traboccarono. Le fiamme si levarono, strade, piazze furono tramutate in piccoli colli di pietre e sul culmine spuntavano travi eretti come in attesa di una crocifissione. Migliaia di esseri umani erano morti in quella stessa ora che celebrava la morte di Cristo. Quando dalla campagna andai a cercare la mia casa, a vedere la mia città natale, allora mi accorsi quanto l'amavo
senza che ne avessi avuto fino allora consapevolezza. Senza timore di giudicare con partigioneria per esservi nato, Treviso era una città unica al mondo, qualcosa come le antiche città della Grecia, come Pompei. Se ricorda Conte, quando lavorando nei vigneti ci fermavamo a pisciare sotto il bagoearo, che pisciare assieme mette di buon umore, e si ragionava sulla buona terra e sul buon vino, a lei piacevano i vini rossi, ma su queste terre viene bene il prosecco, e lei diceva: ma io lo faccio al meglio, che il palato senta tutto l'amore che ci metto, che vedere un grappolo maturare e poi diventare spirito ti fa pensare lontano, dà odore alla vita, perché, come lei diceva, il vino non c'entra nulla con la filosofia, ma con il lavoro. E la filosofia ha bisogno di buon vino perché il cervello senta meno il rumore del presente e il traffico dei pensieri inutili. Tutto quello che ho imparato sulle viti l'ho imparato da lei, se ricorda. La potatura d'autunno, con le foglie ormai gialle, quella di primavera, prima che la terra odori ancora di vita. Potare ti educa a capire le cose essenziali, a proiettarti nel futuro, perché devi conoscere le piante a una, sapere come hanno lavorato nell'anno in corso, prepararle per il lavoro dell'anno che verrà, sapendo come ciascuna germoglierà, annusando già il tenue profumo del fiore e vedendo già, come in una divinazione, i grappoli dorati, né pochi né tanti. Quanto basta per fare qualità. Si ricorda, mai sfruttare una pianta. Stare con le radici nella nostra terra le deve essere lieve. Non deve faticare per produrre un aceto ignobile, un vino da pentola, ma un liquido per ostie. Ostie. Un bicchiere per la cresima e uno per il centenario. Quando hai finito di potare, è come se si fosse alzata la nebbia. Il vigneto assume la sua forma minima, è un elastico caricato, pronto a lanciarsi lontano, e in attesa le radici scendono in profondità. Le luci si spengono prima, i contorni delle colline spoglie diventano più scuri, tutto torna terra e riposo. Anche i tralci potati che si bruciavano, noi ebeti a fissare la luce azzurra che usciva da quel legno speciale, un fuoco spiritoso che faceva allegria, lasciavano una bella cenere bianca che sarebbe affondata tra le zolle e rinata a primavera. Lei non poteva mancare al momento della potatura. Un signore come lei, con stivali e forbici a fare fatica, ho sempre creduto che fosse per via di certe carezze che faceva le piante, quando riconosceva le cicatrici degli anni trascorsi e forse pensava alla loro forza, a quel loro andare sempre avanti, nonostante le nostre azioni, i nostri errori, le nostre distrazioni. Se ricorda, Conte. A fine giornata, seduti in fondo ai filari, bevevamo assieme un bicchiere per vuotare la bottiglia, un poco svampito, poco amaro. Si faceva fatica a tenere il bicchiere nella mano, stremata per l'uso della forbice e per aver legato i tralci con le strope. Lei, ogni anno, mi diceva che una vita bella è come una stropa, un giunco di salice, spontaneo, malleabile, e che dura poco.